puntata di Viaggio in Molise è dedicata alla tradizione dei pizzicantò di Castellino del Biferno, una tradizione antichissima che vede la costituzione di torri umane fino a tre piani sfilare per circa 900 metri all'interno delle vie del paese. Una tradizione che ha diverse sfaccettature, da quella religiosa con gli altari votivi per Sant'Antonio a quella gastronomica con la tipica pasta con dita, con il brodo bugiardo, un brodo tutto particolare, veramente unico e tipico di questa tradizione. Venite insieme a noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise a conoscere i pizzicantò di Castellino del Biferno. Terminato il percorso, lei era uno dei portatori alla base, insomma un percorso faticoso, però siete arrivati fino alla fine. Sì, questo è un antico percorso che si faceva prima, dopo c'è stato il terremoto, non si poteva passare perché c'erano delle imbalcature. Partevamo dalla... Il percorso insomma è lungo, considerando la struttura... Sì, è quello tradizionale che si usava una volta. Qual è il trucco affinché la struttura arrivi sana e salva, questa torre umana non si rompa durante il percorso? Ci vuole un rapporto dalle persone che stanno sotto, quelle più sopra e quelle in ultimo. Però anche il modo di camminare che avete voi alla base, piccoli passi, tutti coordinati? Sì, piccoli passi, sì, perché se allunghi il passo dopo... O togli le scarpe al tuo compagno oppure in giambi. Lei ne farà un altro più tardi? Non lo so, se c'è mia figlia pure. Allora com'è stare sotto? È faticoso? Ma molto. Siete quasi arrivati? Un po', perché fa molto caldo. Il signore si sta bevendo un bicchiere di vino guadagnatissimo dopo la fatica che ha compiuto. Lei infatti si trova proprio alla base di questa torre umana. Sì, è molto importante reggere, noi chiamiamo la mazza dialettale. In effetti pertica. Qual è il ruolo di questa pertica? E non farla tanto oscillare, organizzarsi bene e dire a quelli che stanno sopra di mantenersi sempre là, perché c'è chi regge. Anche se un pilastro sembra che è un po' vibrante, però c'è sicurezza che siamo due a portarli. In più, se nel caso dovrebbero cascare, c'è che devono cascare sempre al centro, in modo che non si fanno male, ormai esterno. Infatti ci avevamo anche alcune persone intorno per la sicurezza, no? Voi vi siete organizzate anche in base al peso, insomma i più leggeri sopra, i più massicci alla base. Certe volte quando c'è un po' più di bicchiere, alle certe ore anticamente andavamo passata la mezzanotte nelle case dei comitati feste, e là ce ne uscivano delle belle, che dovevamo entrare col pizzicando dentro le case e non si doveva rompere. Beh, mi sembra un'impresa piuttosto ardua. Un'impresa che quello era un po' il vino che oscillava di più la verde, ma per tarda ora, dopo finita la festa. Ma non ci ha fatto male mai nessuno. Voi siete anche molto coordinati, insomma, nonostante sia improvvisato, i gruppi si formano al momento, riuscite sempre a coordinarvi. Prima era meglio, c'erano poche persone che organizzavano e uno o due parlavano. Scusa, oggigiorno si parla troppo. C'è più democrazia, insomma. No, siamo un po' fuori, chi di là, chi di qua, non si riesce a organizzare la settimana prima i gruppi. Così già si decide chi comanda, chi fa, ma nonostante ciò va tutto bene. Prenderà parte un altro pizzicantonio stasera? Mo speriamo che ci sono abbastanza giovani, vedo che la serata è molto movimentata, quindi abbiamo accumulato molti personaggi sia esterni al paese sia interni. E a questo proposito lei prima invitava tutti i turisti a venirvi a trovare in questa giornata. Paesi, non solo Castellino, tutte le sagre molisane e anche italiane sono bellissime per quello, quindi noi dobbiamo andare ad altri paesi che fanno le sagre e altrettanto vengono qua. Il signor Lillino è uno dei più strenui sostenitori di questa tradizione, è veramente un veterano dei pizzicantò. Esatto. Quali sono i progetti più prossimi che avete voi come gruppo? Allora, ci ha invitato Papa Francesco il 20 di luglio e sto facendo un gruppo, ho sperimentato questa sera, più o meno 18 persone, siamo 17, meglio ancora, perché ci mancava ancora una ragazza sopra che piano piano riuscì a trovarla. Chi non ha paura di stare al terzo piano, a 6 metri, 7 metri di altezza, sicuro. E voi farete la torre umana davanti al Papa? Sì, davanti al Papa, sì, il 20 di luglio quest'anno. Ci ha invitato. Esperienza importante e specialmente onorevole. Abbiamo delle foto lì, siamo stati il 2000 con tutti i gruppi molisani e noi col pizzicantò di nuovo con Voitila, quello di...
E quest'anno andremo di nuovo, ci ha chiamati e noi ci amo. Ma è un'emozione diversa, più forte? È diversa, là è tutto in silenzio, tutto più corretta di qua, perché qua si beve, si mangia, invece là siamo più in ordine, silenziosi, e poi facciamo questa piramide umana per far contento il Papa. Ci ha chiamato e noi facciamo, che mi fa? Vi preparate a questo incontro stasera, sì, con questa bella grande festa? Abbiamo provato il mio gruppo, 18 persone, l'abbiamo fatto con 17. Se riesco di meno, perché ho pizzicato, sono 13 persone. Su tre piani? Su tre piani. Se riesco di meno è una cosa mai fatta a Castellino. Perché qua l'altro ha fatto 23, io l'ho fatto con 17. Però vuole arrivare a 13, mantenere la tradizione pura. 13 è senza mazza, senza quella aperta che ha centro. Come senza? Io ho dei manifesti del 1928. Però la pertica insomma è un elemento un po' essenziale. È sicurezza per chi sta sopra, perché chi ha paura, c'è sta la paura, perché se 7 metri di altezza uno guarda sotto, pensa che sono due piani di casa, c'è sta un po' di paura, però qua non è paura, questa tradizione non c'è una paura. Si fa. Quindi per il Papa riuscirete a farlo Papa anche senza pertica? Speriamo senza pertica, però due piani. Più persone, due piani, non tre, perché tre è pericoloso, se poi ne fa male. Per una sicurezza nostra. Siamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale Tradizioni Popolari Upizzi Canton, nonché responsabile del Comitato Feste di Castellino del Biferno, il signor Pasqualuccio Fratangelo. Ecco, il pizzicantò è veramente una tradizione sentitissima qui a Castellino del Biferno, una tradizione antichissima, riscontrabile anche in altri paesi del sud Italia, questa torre umana in onore di Sant'Antonio. Nella realtà alcuni referti storici dicono che la tradizione originaria sia proprio quella di Castellino. Beh, veramente questa è una tradizione molto antica, da voce, da quello che ho visto, che io sono stato a vedere un po' su varie riviste, questa è una tradizione semitica, basta vedere dalla Spagna, c'è una parte dove fanno delle torri umane ma soltanto fermi. L'unico che fa Castellino in questa maniera, a tre torri, a tre piani, che gira e si muove e cammina. Mentre ad altre parti girano soltanto sul posto e fanno pochi passi. C'è a Irsinia, vicino Matera, e ad altre parti del sud. Sono tutti paesi semitici dove Annibale, in Illo Tempore, parecchi anni fa che è passato, ha lasciato questa tradizione. E Castellino è stato un punto molto nevraggio per Annibale, senza far ricordare alla storia, a tante cose, che Castellino era un fulcro di come un tocco e fuggi, dove la gente si veniva a ristorare e ripartiva a ristorare, cioè varie culture. E Annibale ha portato questa cultura di questa piramide, di osannare un santo di ogni paese, dove erano fulcri per Annibale come protezione, che si guardava verso la valle, perché Castellino guarda verso Termoli, guarda, da Castellino si vede il mare, si vede molto molto. Allora uno che si voleva ristorare una notte, due notte, tre notte per riposare, che dopo era un viandante, ecco, diciamo, aveva tutta questa possibilità di avere questa veduta molto, molto ampia, molto larga, che poi se c'era qualche cosa aveva tutto il tempo di scappare. E ha lasciato questa tradizione è legata ai santi, ognuno c'è un santo particolare. Noi abbiamo Sant'Antonio, che è rimasta questa cultura del pizzicato, ma in altre parti, per esempio, sì, non la fanno a giugno, ma la fanno un altro periodo legato alla festa di quel santo. Però ognuno la fanno, però è diverso da quella di Castellino. Castellino è l'unica di questo genere, ma molto fatta, molto sentita. Il pizzicantò di Castellino, tramite la mia associazione, grazie a chi è andato al Toccatiti di Verona per 3 anni consecutivi, è andato sul TG1 a livello nazionale, è arrivato in Inghilterra, è arrivato in Spagna, è arrivato a Torino, è arrivato a Roma dal Papa, in tante parti è arrivato. Però per portare questo avanti ci vuole molto fastidio, non fastidio nel senso, perché ognuno può dire la sua, e chi fa questa festa, questa cosa, questa tradizione, o la sente e la porta avanti, se no, se viene
se viene così non si può portare avanti ad acqua di rosso. Non lo so, ma non lo so, 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 non lo so,